Inizia la festa, Mason! Woods, cosa hai visto? Sabbia. Sabbia e ancora sabbia. Il contatto di Hudson è in arrivo. Possiamo fidarci dei cinesi? Quasi. Hanno supportato i Mujahideen proprio come noi. Sanno che dopo l'Afghanistan i russi punterebbero sulla Cina. Quelli non piacciono a nessuno, eh? Mi conosci. Io odio tutti. Forse è meglio se abbassi la testa. Tranquillo, ciao. Abbiamo consegnato le armi. Mi pare avessimo un accordo. Vi porterò dal capo dei Mujahideen. Lui vi aiuterà a trovare Raul Menendez. Abbiamo cavalli veloci. Seguitemi. Ok. Andiamo. Mason, Riazan, siete entrati in contatto con Zhao? Stiamo andando al campo dei Mujahideen ora. Ricorda che la nostra presenza qui deve restare assolutamente segreta e non tracciabile. Se i russi scoprono il nostro intervento in Afghanistan, siamo nella merda. L'unico modo per costringerci a mangiare. E sai che non succederà. Sbrighiamoci. Pensiamo che i sovietici si preparino ad attaccare il campo. Mason, datti una mossa! Se un attacco russo è davvero imminente, vi serve tutto l'aiuto possibile. Ho portato un paio di specialisti che forniranno consulenza. Eccoli qui. Raman, questo è Woods. Lui è Mason. I migliori che abbiamo. Ci servono armi, non soldati. Ah. Dovrebbe bastare. Tanto per capirci. Noi respingiamo i russi e voi ci date informazioni su Menendez? La nostra base è qui. Per entrare nella vallata dovranno passare da queste strettoie. Questo lo so. E i nostri uomini presidiano le montagne. Le nostre armi gli daranno vantaggio. Che piano del cazzo. Parliamo dell'esercito russo. Puntano su forza bruta, superiorità numerica e mezzi corazzati. Siete pronti? Non hanno esperienza con i nostri armamenti. Noi sì. Siamo soldati da prima linea. L'assalto russo è iniziato. Yalla! Yalla, Barovirun! Hai fiducia nei vostri piani? Ho più che fiducia. Diamoci dentro. Sbrighiamoci! Non dobbiamo farli entrare nella vallata! Risala, Mason! Qui si mette peggio del previsto! Abbiamo hit che schierano fanteria davanti al campo! Lasciamo fare ai Mujahideen! Noi pensiamo a respingere i loro mezzi! Per poco! Seguimi!
avanza tra le rovine! Un fucile non ti basterà, Mason! Prendi uno Stinger dall'arsenale! Non deve entrare nella vallata! Sta arrivando un altro BTR! Ottimo, Mason! I Mujahideen penseranno alla fanteria! Mason, piazza una carica sotto l'arcata. Facciamo in modo che da qui non passino altri veicoli. Cerca di piazzarle sul percorso dei veicoli! Piazzata. Vieni qui e fa saltare la carica! Adesso, Mason! Hudson, strettoia ovest sotto controllo! Di qua non passa più nessuno! Woods, Mason, ci lanciano addosso tutto quello che hanno! Tutta la vallata è una polveriera! I Mujahideen ci informano di carri russi in arrivo da nord. Superiorità numerica e forza brutta. E l'avevi previsto. Speravo di sbagliarmi. Così si distrugge un carro, cazzo! Carri eliminati. Segnalati elicotteri nemici a nord della vallata. Hudson, ci pensiamo noi! Abbatti!
tutti quei russi di merda! Vieni giù! Abbattiamo quegli elicotteri! Elicotteri neutralizzati. Carri russi avanzano a nord della vallata. Intervento immediato. Andiamo! Ah! Dobbiamo distruggere quei carri! I carri sono ancora lì, Mason! Hai fregato! Pazzo, carri eliminati! I russi hanno preso le munizioni dei Mujahideen a est! Fate tutto il possibile per riconquistarle! Mullah Rahman è preoccupato. Deve che perdiamo lo scontro. Dì pure a Rahman che me ne sbatto delle sue paure. Spaccheremo il culo, come al solito. E ricordagli che ci deve delle informazioni su Menendez. Continuare a cavallo! Smontate! Andiamo avanti a piedi! Calano unità di fanteria! Non lasciate che tocchino terra! Hudson, le munizioni sono nostre! Hai avuto coraggio, americano! Mason, torna alla base! C'è un problema! Di che tipo? Lo vedrai tu stesso. Tuo vecchio aveva due palle così. Vuoi dirlo forte? Kravchenko gli aveva aperto la testa per riempirla con quei cazzo di numeri e lui ne è uscito vivo. Mason diceva di non vederli più, ma non lo so. Non ci giurerei. Merda. Mason, dà un'occhiata. È ancora finita.
I russi vogliono darci un'ultima dimostrazione di forza. E noi ne daremo una di coraggio. Ci sei? Proprio Kravchenko. Pezzo di merda. C'è lui dietro tutto questo. Kravchenko deve morire. Ogni tanto rivedevo quel tic. Tornava quello sguardo, lui iniziava a scrutare la stanza. Poi ecco che si mette a parlare con il russo. Vic Reznov. E i suoi trucchi del cazzo. Woods, forse dovrei gestire io l'interrogatorio. Non rompere i coglioni. Ho un conto in sospeso con questo figlio di puttana. Ti avevo lasciato marcire in Vietnam, sergente Woods. Dovresti essere morto. Ma nessuno mi ha avvisato. Secondo Raman, sei in affari con un tizio del Nicaragua. Di nome Raul Menendez. Cosa fai per lui? Vaffanculo! Mai sentito dire occhio per occhio? Eh? Quelli sono Mujahideen, caro. Ti seppelliranno fino al collo, ti strapperanno le palpebre e ti lasceranno friggere al sole. Io farò più in fretta. Cazzo stai facendo? Menendez dice che dovete soffrire. Bastardo traditore di merda. Vi abbiamo aiutato contro i russi, siamo con voi. No, non lo siete. Voi sarete sempre il nostro vero nemico. Senza acqua né riparo resisterete un giorno. Al massimo. Siamo sepolti nel deserto e secondo tuo padre che arriva in sella un destriero può salvarci. Vic. Vedi? Sei uguale a tuo padre. No, non era lui. Reznov. Avanti, se fosse stato lui non pensi che sarebbe rimasto in zona per un po'? Magari per spiegare qualcosa.